Il senatore Nico D'Ascola, candidato di NCD e UDC alla presidenza della Regione, è intervenuto sulla disoccupazione giovanile. Dai dati emersi dal rapporto Svimez sull'economia del Mezzogiorno per il 2014, la Calabria, fa rilevare, si conferma la regione più povera d'Italia, con un PIL pro capite che nel 2013 si è fermato a 15.989 euro. Sono dati dimostrativi di una realtà che si percepisce andando in giro per le strade e conoscendo la società. Il problema più drammatico, aggiunge, è quello della disoccupazione giovanile, ma anche correlativamente della emigrazione intellettuale che determinerà il vero impoverimento della Calabria. Sulle possibili soluzioni, D'Ascola evidenzia: credo che vadano attivate le risorse già disponibili, quali ad esempio l'incentivazione dell'agricoltura. Contestualmente ho sempre visto nello sviluppo dei mestieri, delle attività artigianali, uno sblocco alternativo al posto fisso nella pubblica amministrazione, ossia alle scelte deplorevoli che ci hanno portato ad una condizione di esubero di spesa pubblica con una redditività estremamente bassa e con soluzioni non più praticabili.